Buonasera a tutti, sono Gianfranco Dornato, docente di archeologia classica qui alla Scuola Normale e oggi all'interno di questo ciclo di lezioni dedicate a religione e potere nel mondo antico, culti tradizionali e monoteismi, ci occuperemo degli dèi sull'Acropoli di Atene, un tema fin troppo vasto, come potete immaginare, che verrà suddiviso in queste due giornate. E l'idea parte da un campione su cui lavoreremo a un certo punto di questa nostra chiacchierata, dedicandoci proprio a alcuni aspetti storiografici del potere e della religione sull'Acropoli di Atene, con un caso abbastanza specifico dedicato all'età di Pisistrato, ai tiranni. Prima di procedere però con questa analisi, questa presentazione di un'ipotesi che ormai in bibliografia è un po' decaduta, vorrei presentarvi quanto occorso sull'Acropoli di Atene subito dopo l'indipendenza della città e della Grecia in generale. Questo aspetto forse vi sembrerà fuorviante o comunque non completamente pertinente alla nostra discussione, ma in verità vi farà capire, spero di comunicarvi questo, quanta documentazione abbiamo perso, quanta documentazione soprattutto archeologica abbiamo perso nel corso di alcuni decenni di attività di scavo o di sterro sull'Acropoli di Atene, dal grosso modo l'indipendenza greca, sapete, va dal 1821, le guerre di indipendenza greca dal 1821 fino al 1832. Dopo questa data l'Acropoli di Atene è presa d'assedio dagli archeologi che ripuliscono, per così dire, l'Acropoli stessa. E leggeremo, non questa volta, ma nel prossimo seminario, dei passi di Pausania, che sarà un po' anche la nostra guida, per capire appunto la documentazione archeologica visiva a disposizione del Perigeta durante il suo peregrinare per la Grecia e anche sull'Acropoli di Atene, e quanto invece abbiamo noi a disposizione. Spesso incorriamo nella veloce dichiarazione: Pausania sbaglia, Pausania non ha visto questo, Pausania non ci racconta quello. In realtà dobbiamo fare i conti appunto con una situazione subito dopo l'indipendenza greca e un ritorno a questo livello anacronistico dell'Acropoli, connesso anche al movimento neoclassico di quel periodo. Ovviamente l'introduzione di questo momento storico mi aiuterà anche a puntualizzare alcuni aspetti relativi all'iconicità stessa dell'Acropoli. L'Acropoli che qui vedete sullo sfondo, come vi dicevo prima, le guerre, la guerra di indipendenza finisce nel 1832, dall'occupazione ottomana la Grecia si libera soltanto in questo momento, e gli ottomani arrivano in Grecia già nel 1453 e conquistano Atene nel 1456, e fino al 1832 hanno la loro roccaforte sull'Acropoli di Atene e nella città stessa di Atene. E qui vedete un momento storicamente pregnante per la neonata nazione greca, ellenica, ovvero il momento in cui Ottone, figlio di Ludwig I di Baviera,
entra ad Atene. Questo dipinto si data al 1839 e Ottone diventa re nel 1832 dopo un anno di reggenza da parte di Giovanni Capodistria, che però muore assassinato nel 1831 in quanto troppo autoritario e troppo filorusso. L'autonomia della Grecia quindi è un passo importante da un punto di vista della nascita anche di una nazione, di un'identità, se volete, di una nazione, sotto il protettorato di Francia, Gran Bretagna e Russia, e fu sancita con il Trattato di Adrianopoli nel 1829 e poi si trasforma in una vera e propria indipendenza con il Protocollo di Londra del 1830. E qui dunque avete un momento importante di questa transizione drastica ma molto significativa sia per la città di Atene sia per l'archeologia stessa di Atene. Vedremo a brevissimo che cosa significa, quale ricaduta, quale impatto ha avuto l'autonomia e l'indipendenza della Grecia proprio da un punto di vista archeologico e di come noi oggi percepiamo anche queste rovine, questo sito archeologico che appunto è la quintessenza, l'autorappresentazione, se volete, dell'età classica della Grecia del periodo di Fidia e di Pericle. Qui l'immagine poi è abbastanza evocativa, dal momento che l'ingresso ad Atene da parte di Ottone, proclamato appena re di Grecia, si svolge davanti al tempio cosiddetto Theseion fin dal mondo antico, ma tempio dedicato ad Efesto e appunto l'Efaisteion. Sullo sfondo vedete questa roccaforte, questa cittadella, che è l'Acropoli, un'Acropoli che forse non avete visto, comunque non vi ritorna nel canone dell'immaginario dell'Acropoli di Atene, e vi farò vedere a breve quanta parte è stata smantellata e quanta parte è stata ridotta di questo palinsesto che è appunto l'Acropoli. Qui attorno vedete anche delle mura che vengono costruite in epoca tarda, ma vedete anche delle torri di avvistamento, quello che rimane del Partenone, della fronte occidentale del Partenone, e tutto attorno una vera e propria fortificazione. Questo che vedete è un progetto, fortunatamente lo possiamo dire, mai realizzato, da parte di Carl Friedrich Schinkel, 1781-1841. È un progetto ideale per la residenza di Ottone, principe di Baviera e primo re di Grecia. Questo progetto si data al 1834, quindi immediatamente dopo l'indipendenza greca, immediatamente dopo la proclamazione di Ottone re di Grecia, e alcuni di voi probabilmente hanno riconosciuto con molta facilità l'ingresso, i propilei all'Acropoli, questa struttura templare che è il Partenone, questo altro edificio che è l'Eretteo, che sono i monumenti principe, cardine della classicità del V secolo di Atene. Ma tutto attorno vedete qualcosa di un po' diverso da quello che vediamo fortunatamente, ripeto, oggigiorno. Nel mezzo dell'Acropoli un ippodromo, un po' bizzarro per una città greca, un ippodromo appunto presuppone una struttura urbanistica di età romana, e tutto attorno la residenza del re con grandi cortili colonnati, peristili, come in una villa romana. Quindi ancora una volta questo progetto ideale tende a mettere assieme con grande sforzo
quello che è noto anche della poetica di Schinkel, ovvero la Gesamtkunstwerk, cioè l'idea di un'opera d'arte totale e totalizzante, in cui tutti questi aspetti, dal paesaggio all'architettura all'arte, si fondono insieme. Ma, come vi dicevo, è stridente questa associazione, questa combinazione di stili, epoche, all'interno dello stesso contesto. Schinkel ovviamente prepara anche questi prospetti della città, dell'acropoli, un'acropoli ovviamente fortificata. Questo è un aspetto che vi prego di tenere in considerazione, cioè sull'acropoli come vera e propria residenza e dell'acropoli come luogo di culto. Tornerà più volte nella nostra storia, nel nostro racconto, e tornerà appunto più e più volte nel corso dei secoli. E qui vedete il prospetto e una sezione dell'acropoli, con ben riconoscibile questa figura di un'Atena Promachos che svetta tra gli edifici dell'acropoli stesso. E ovviamente di questa Atena in bronzo, più tardi le fonti la chiameranno per l'appunto Promachos, Pausania ci dà notizia nel primo libro. L'area a cui riferiamo la base e la statua e grosso modo nell'area compresa tra i propilei e la terrazza dell'Eretteo. E vedete anche una testimonianza di età imperiale in questa moneta, in cui si riconosce, un po' difficilmente, ma si riconosce una figura femminile svettante, colossale, che ha la stessa altezza di un edificio. Quindi quella è la nostra Atena, che riconosciamo appunto da un basamento con una cornice decorata ad ovoli, per cui è archeologicamente ben documentata. Tra l'altro appunto Pausania ne parla, vi leggo questo passo: oltre ai monumenti che ho già passato in rassegna, gli ateniesi ne hanno eretto due con le decime di bottini di guerra. Una statua in bronzo di Atena con il bottino preso ai Medi, sbarcati a Maratona. Quindi abbiamo anche qui un terminus postquem, opera di Fidia, altro elemento datante per questa statua, che purtroppo non abbiamo se non in una testimonianza archeologica, nell'evidenza archeologica di una base e di questa moneta di età imperiale. La lotta dei Lapiti e dei Centauri sullo scudo e tutto il resto della decorazione dicono sia stati cesellati da Mis, con cui collaborò come autore del disegno in questa e nelle altre opere Parrasio, figlio di Euenore. La punta della lancia e il pennacchio dell'elmo di questa Atena sono già visibili per chi si avvicina navigando dal Sunio. Quindi è una sorta di landmark all'interno del santuario, ma è un landmark proprio del paesaggio cultuale e topografico dell'Attica e di Atene. Schinkel ovviamente, faccio vedere questa ulteriore immagine, perché questa, come riconoscerete immediatamente, è un portico ripreso, copiato quasi uno a uno dalla terrazza meridionale dell'Eretteo con il portico delle Cariatidi, che però è per il progetto di un'altra residenza estiva a Orianda, a Yalta in Crimea, per la principessa Charlotte di Prussia, divenuta la zarina Alexandra. E quindi l'influsso che il Partenone, l'Acropoli e i suoi monumenti hanno su questo e su altri architetti del periodo fu molto importante, anche per una certa diffusione di motivi e di stili nell'Europa sette-ottocentesca. Questa che vi faccio vedere è un dato archeologico davvero pregnante. Questa è la prima
la prima foto del Partenone, datata 1839, che viene realizzata da Pierre Gustave Gaspard Joly de Lotbinière. Ed è lui uno degli amici di Louis Daguerre, per cui conosce in prima persona la tecnica della neonata tecnica fotografica e registra un momento particolarmente interessante nella storia del monumento del Partenone nello specifico e dell'Acropoli più in generale. Qui vedete un dato essenziale, ovvero la moschea all'interno del Partenone, quindi testimonia ancora una volta l'occupazione non solo dell'Acropoli da parte dei turchi e degli ottomani, ma il vivere quotidiano dell'Acropoli sotto il dominio stesso ottomano. Quindi il monumento ha subito delle trasformazioni ed è molto interessante che andando oggi all'interno del Partenone nulla di ciò è più visibile. E questo capirete a breve il motivo per cui successe. Così è l'Acropoli, si presenta l'Acropoli prima, diciamo, dell'indipendenza greca o immediatamente prima dell'intervento degli archeologi sull'Acropoli. È una vera e propria cittadella, è una città densamente abitata, come testimonia questo acquarello realizzato, disegno acquarellato, poi abbiamo Dodwell realizza in diverse tecniche i suoi disegni. Edward Dodwell è un pittore irlandese, viaggiatore antiquario e scrittore di archeologia che soggiornò a lungo in Italia tra Napoli e Roma e tra il 1805 e il 1806 realizza un viaggio in Grecia per la seconda volta insieme a un altro disegnatore che è questo nostro Simone Pomardi e realizzano delle vedute di alcune zone della Grecia, ma in particolare si soffermano per ovvie ragioni su quello che è il contesto ateniese. Quindi noi abbiamo una larga documentazione di quanto avvenuto da un punto di vista di occupazione residenziale sull'Acropoli di Atene precedentemente alla caduta dell'impero ottomano, quindi immediatamente prima dell'indipendenza greca e, come vi dicevo, dell'intervento, dello sterro, del sistematico smantellamento di queste opere da parte degli archeologi. Se guardiamo ancora più in dettaglio altri luoghi centrali dell'Acropoli, ci imbattiamo per esempio in una documentazione come questa che riguarda i propilei, cioè la zona di ingresso all'Acropoli, che registrano lo smantellamento, la demolizione di quei bastioni che abbiamo visto nel dipinto di Van Hees all'inizio, questi bastioni che vengono via via smantellati perché non appartengono alla grecità, non sono abbastanza greci, non parlano la lingua greca, non parlano lo stile greco, non sono classici, non sono del V secolo e potrei continuare su questo tema. Quello che mi preme sottolineare in questa bellissima immagine istantanea di tutti questi archeologi o braccianti alle prese con lo smantellamento sono questi blocchi che vedete qui davanti, che si riferiscono ad un monumento che conoscete molto bene, ovvero il tempietto di Atena Niche, che subito dopo l'indipendenza greca viene rimontato. Abbiamo tra il 1835-36 e poi nel 44 questi interventi da parte di Pittakis, che è un archeologo greco,
dell'anastilosi del tempietto, e vedete che subito al di sotto del bastione, questo è il cosiddetto Pelargicon o Pelasgicon, dove appunto i Pelasgi hanno la loro roccaforte, la loro dimora, parte questo muro di fortificazione molto più recente, molto più tardo. Vedete che anche la tecnica muraria è molto diversa. Qui avete anche i merli, la merlatura che ovviamente non parla lo stesso linguaggio delle fortificazioni di età greca. Quindi già nel maggio del 1833, da prima Ludwig Ross, che è questo archeologo tedesco successivamente associato dagli efori greci, cominciano questo processo di rimozione sistematica delle superfetazioni non pertinenti quindi al momento, al periodo aureo di Atene e dell'Acropoli. Quindi il restauro di Atena Nike, che appunto si data subito dopo l'indipendenza, quindi 1836, è solo l'inizio di una serie di interventi di restauro e di pulizia, se volete anche una sorta di pulizia etnica, perché poi significava condannare a questa damnatio memoriae un momento molto importante, che è il periodo di presenza ottomana sull'Acropoli e in Grecia da parte dei greci stessi. Quindi subito dopo, tra il 1837 e il 1840, si procede ai restauri dell'Eretteo e successivamente tra il 1841 e il 1844 prende avvio il restauro del Partenone. E come potete capire anche dai nomi che ho suggerito all'inizio, e qui aggiungo anche un altro grosso esponente del purismo neoclassico, ovvero Leo von Klenze, l'idea era quella di rimuovere tutte le evidenze di età più tarda e di restituire una sola fase architettonica per l'Acropoli uniforme, che è quella del V secolo. Diciamo una scelta che oggi possiamo anche da un punto di vista storiografico commentare. Si trattava di una scelta davvero molto forte e sollecitata proprio da questi movimenti di architetti o filosofi che propugnavano il purismo delle forme. Ecco perché oggi, andando sull'Acropoli, non troverete nulla della moschea o non troverete nulla del cimitero turco che era alle pendici dell'Acropoli, o troverete poca documentazione di età romana. Questo va ovviamente inquadrato o comunque tenuto a mente quando guardiamo poi alle evidenze e a quello che gli scavi sistematici fino alla roccia hanno restituito dall'Ottocento in poi. E il caso, se volete, ancora più significativo, davvero, davvero eclatante, è per esempio la trasformazione che subirono i propilei. I propilei che tra il IX secolo e il 1204 furono la residenza del vescovo, del metropolita di Atene, quindi una combinazione, se volete, dell'aspetto residenziale con quello più di tipo cultuale. Ricordatevi che anche il Partenone, lo vedremo nella prossima lezione, sarà convertito in chiesa dedicato proprio a Santa Maria. Questo cambio di funzione si deve all'occupazione dei Franchi, che tra il 1204 e il 1311 dominarono, occuparono Atene, occuparono l'Acropoli sotto i De La Roche, e i propilei cambiano nuovamente funzione, diventano una residenza fortificata. E gli studi che sono stati condotti da un architetto
primissimo livello Tasos Tanulas. Quelli che vedete sono i disegni che lui ha realizzato di queste fasi costruttive, di cui rimane ben poco. Tanulas ha fatto uno studio architettonico delle evidenze superstiti, cercando di capire di volta in volta le variazioni, i cambi, le modifiche apportate alla struttura originaria di V secolo. La fase invece di occupazione dei catalani di quest'area, dei Propilei, ma dell'Acropoli in generale, tra 1311 e 1388, a quanto pare non ha dato attestazione, abbastanza evidenza archeologica per individuare delle attività edilizie in questa zona. Mentre è particolarmente significativa la presenza degli acciaiuoli in un periodo particolarmente significativo di svolta immediatamente prima dell'occupazione ottomana, tra 1388 e 1458, con un cambio davvero drastico delle architetture e dei propilei. Qui vedete una ricostruzione di come doveva apparire questa zona di ingresso all'Acropoli. Si riconosce ormai ben poco della struttura di Mnesicle, e vedete ovviamente delle fortificazioni, delle porte, delle rampe di accesso. Vedete bene che, scusate, torno indietro, in questo caso l'ingresso prevede lo sfruttamento della grande scalinata monumentale di età imperiale che stava davanti ai propilei, mentre già intorno al 1400 per accedere ai propilei bisognava fare una rampa. Quindi cambia proprio l'accesso e l'accessibilità al monumento. Questa ulteriore alterazione del monumento continua sotto gli acciaiuoli, e addirittura abbiamo ben più di una rampa prima di accedere al plateau dell'Acropoli, perché l'ingresso, quello che era l'ingresso dei propilei, è totalmente murato. L'ingresso adesso è dall'interno. Qui vedete, questa è la fronte dei propilei antichi. L'accesso sotto gli acciaiuoli è dall'interno dell'Acropoli, quindi si accede da questa porticina accanto alla cosiddetta Torre Franca, e si accede da un'altra zona. Questo, tra l'altro, è interessante, lo sappiamo perché nel 1444 Ciriaco d'Ancona visita Nerio degli Acciaiuoli, sale sull'Acropoli e descrive questo ingresso, per cui abbiamo anche una testimonianza abbastanza sicura e certa di questo drastico cambiamento della zona d'ingresso e di accesso al plateau dell'Acropoli. Qui vi faccio vedere anche una bella ricostruzione dei propilei, e qui alcuni prospetti che vi danno, e delle sezioni dei propilei, che vi danno anche l'idea di come gli spazi interni erano stati suddivisi per ricavare un secondo piano, per esempio, proprio perché bisognava rendere accomodante e comodi questi spazi, che hanno ormai cambiato la loro destinazione d'uso. E appunto la Torre Franca è un altro monumento interessante, perché a un certo punto sarà smantellata. Quindi anche lì il 1875 è un terminus antequem per datare, per esempio, fotografie del periodo che ricordano appunto ancora la presenza della Torre Franca. Ecco come i propilei appaiono nel 1869.
drasticamente modificati. Abbiamo ancora qualche indizio della rampa di accesso alla residenza fortificata, documentata da un punto di vista archeologico. Abbiamo ancora le murature e le facciate chiuse nel corso dei secoli, proprio perché queste stanze andavano utilizzate in maniera totalmente diversa. E come vedete qui sul torrione, sul bastione, troneggia finalmente il tempietto di Atenanike, che era stato di lì a poco ricostruito. Quindi vedete bene che la situazione è davvero molto molto diversa da quella che abbiamo visto nel corso dei secoli e da quella che vediamo accedendo all'Acropoli ai giorni nostri. Interessante che questa attestazione, questa presenza turca sia ben documentata dai viaggiatori e dagli antiquari nel corso dei secoli. Qui abbiamo un caso molto, molto interessante di Atene ottomana e delle fortificazioni sull'Acropoli. Questi viaggiatori, Stuart e Revet, nel 1742 sono a Roma e realizzano anche lì degli studi dall'antico, mentre nel 1748 progettano un viaggio in Grecia per la realizzazione di più volumi sui monumenti antichi, quelli ovviamente più importanti di Atene. Il primo volume doveva consistere di una descrizione e di disegni, una pubblicazione sistematica di disegni dei musei dell'Acropoli, il secondo volume la città di Atene, il terzo volume i dintorni, quindi città come Eleusi, Megara e il Sunio. Questa impresa durò circa 2 anni, dal 1751 al 1753. A Stuart si devono questi disegni di vedute di insieme e talora anche dei disegni di sculture, mentre a Revet sono attribuiti i rilievi dei monumenti e le piante. Se immaginiamo per il periodo, The Antiquities of Athens sono pubblicate in una forma nel 1762, non siamo poi così lontani da un altro momento cruciale nella storia degli studi, che è la pubblicazione della Geschichte da parte di Johann Joachim Winckelmann nel 1764. Quindi, sebbene Winckelmann in Grecia non andò mai, c'è questo rinato interesse verso l'antico, verso Atene, verso i monumenti di Atene. E i disegni che realizza Revet sono davvero incredibilmente esatti per il periodo e costituiscono, se volete, l'apporto scientifico più importante del contributo di questi studiosi. Vedute appunto dell'Acropoli e dei dintorni, vi segnalo in questa zona i luoghi sì, funziona, della necropoli del cimitero turco. Come vi dicevo, se andate oggi ad Atene tutto ciò non è visibile. Se posso permettermi una parentesi personale, quando a seguito di un lavoro che stavo facendo proprio a partire da questa immagine da Evliya Celebi, che è un viaggiatore turco che va ad Atene, qui ovviamente l'avete riconosciuta, è la Torre Franca, quindi siamo non lontani dai Propilei. Questa immagine mi aveva molto colpito quando stavo studiando appunto dell'Atene post-antica, e sull'Acropoli di Atene stavo cercando questi
manufatti queste stele funerarie con tanto di turbante, quindi edicole e segnacoli semata funerari di età ottomana. Esistono, sono vicino al grande monumento di Agrippa, quindi guardando i propilei sulla sinistra, ammucchiati e dimenticati da tutti. Quando con il custode abbiamo guardato un po' a questa documentazione, interessantemente il custode esclamò turchica, turchica, cioè robe che non si possono vedere, non si possono guardare, nessuno li deve studiare, e sono ancora materiali inediti. Dopo questa segnalazione, questo interessantissimo disegno dal libro di viaggi di Zelebi, non esiste alcuna documentazione di questa evidenza che, come capite, è abbastanza cospicua, perché i turchi ci abitarono a lungo in questa zona. Comunque, a parte questa parentesi, vi do ancora qualche altra immagine dell'Acropoli con questi sterri sistematici. Vedete, queste sono tutte le terre di riporto che venivano buttate dall'Acropoli lungo le pendici meridionali. Qui, per intendersi, siamo nella zona del teatro di Dioniso o del santuario di Asclepio, che verranno alla luce solo più tardi. E quindi anche, permettetemi, anche una certa confusione nelle stratigrafie, in quelle che oggi per gli archeologi è appunto la stratigrafia. Qui invece si trattò di uno sterro, come in altri casi, a cominciare dai grandi santuari panellenici, Olimpia e Delfi, o anche Roma, per non andare troppo lontani. E quindi anche questa difficoltà di attribuire dei materiali a periodi archicronologici ben specifici. E qui si presentava l'Eretteo, non ancora ricostruito, sullo sfondo sempre la Torre Franca, e qui la loggetta delle Cariatidi. Cominciano a circolare anche immagini molto romantiche, molto, molto belle, molto significative, delle sculture che dalla seconda metà dell'Ottocento, a fine Ottocento in poi, venivano fuori da questa pulizia, questa rimozione sistematica delle superfetazioni, diciamo, post-antiche. Questa immagine che vi faccio vedere è particolarmente significativa, anche soprattutto per gli addetti ai lavori. Qui ovviamente vedete quelli che erano gli ex voto, le dediche offerte alla divinità Atena, soprattutto sull'Acropoli, ma vedete, si riconoscono in primo piano il Moscoforos, datato intorno al 570-560 avanti Cristo. Qui in basso una testa di Atena che appartiene ad una figura in schema di combattimento, lo vedremo tra poco, in una gigantomachia, quindi da un frontone della gigantomachia, datata intorno al 510-500, quindi sulla fine, verso gli anni finali del periodo arcaico. Abbiamo un'altra figura di Atena, riconoscibile per il Gorgoneion e per l'Egida intorno al busto della Dea, che successivamente Raubicek riuscì a combinare con una dedica di Angelitos, e quindi abbiamo anche la possibilità di collegare monumenti a dediche, a iscrizioni. E poi questo busto, questo torso maschile, che è l'efebo attribuito a Crizios, ancora a Cefalo. La testa verrà scoperta solo successivamente.
E se posso dilungarmi appunto questa immagine che sembra venne presa da diversi studiosi come una documentazione di materiali scavati provenienti dallo stesso contesto archeologico. Fortunatamente la ricerca è andata avanti perché il tutto, quindi abbiamo materiale tardo-arcaico, arcaico e materiale collocabile in un periodo cruciale dell'arte greca, soprattutto per un evento davvero drammatico per Atene, per la Grecia e per Atene, ovvero le guerre persiane. Quindi conosciamo la colmata persiana sull'acropoli di Atene, uno strato archeologicamente documentato, da cui provengono quei materiali precedenti, ovviamente, a 480, quindi il 480, questa colmata persiana, mi riferisco alla seconda incursione, alla distruzione dell'acropoli da parte dei persiani, contenente materiale precedente, quindi anche da un punto di vista stilistico, cronologico, precedente questa data. Ora, su questo fanciullo, sull'Efebo di Critios, gli studiosi hanno molto dibattuto, ovvero sulla sua pertinenza a questa fase e quindi sulla sua datazione pre-480 o post-480. Ve la faccio breve per non annoiarvi. Oggi sappiamo che questa immagine, questa fotografia non è una documentazione propriamente intesa, cioè non attesta un momento specifico, ma risulta dall'assemblaggio di pezzi provenienti da diverse aree di scavo, di sterro, dall'acropoli, e quindi l'Efebo di Critios non appartiene alla colmata persiana e si data successivamente al 480 avanti Cristo. Quindi questo è un momento, tra l'altro, particolarmente importante per lo sviluppo dell'arte greca, che nella manualistica passa sotto il nome di stile severo, periodo dello stile severo, il periodo che va dal 480 al 450, una fase che da un punto di vista stilistico presuppone degli avanzamenti e degli aggiornamenti rispetto alla precedente produzione scultorea di età tardo-arcaica. Io non sono certo al 100% di questa divisione così netta, perché se volete ne potremo discutere anche successivamente. Una cesura così netta non ci fu, e gli artisti che portarono offerte e dediche, realizzarono questi materiali per l'aristocrazia o i benestanti ateniesi, non morirono nel 480, e quindi dobbiamo, secondo me, rimodulare un po' l'approccio al periodo dello stile severo, che non è nemmeno presente nelle fonti letterarie. Però questo è motivo di altra discussione, se volete, in un secondo momento, dopo il caffè. Ecco, questa è un'immagine, secondo me, molto, molto eloquente anche di quello che, questo è ancora visibile sull'acropoli, ma di quello che successe in questo periodo, questa sistematica asportazione fino alla roccia naturale. Qui vedete, c'è la roccia, e qui vedete anche la dimensione di figure umane, che vi danno idea di quanto è stato sbancato, e queste, per intendersi, sono le fondazioni al di sotto del Partenone. E questa rimozione in questi decenni di tutti quei materiali che non erano immediatamente riferibili alla, grosso modo, alla seconda metà del V secolo, seconda metà del V secolo. E ovviamente questo è quello che grosso modo vediamo oggigiorno andando all'acropoli, e i monumenti principali, lo abbiamo detto, abbiamo il tempietto di Atena Nike,
i Propilei, l'Ereteo e il Partenone. Questo è il sito del vecchio museo dell'Acropoli, che a quanto pare finalmente in questo clima di decostruzionismo e di decolonizzazione postcoloniale vedrà probabilmente il sorgere di un museo dell'Acropoli post-antica, per cui verranno finalmente esposti tutti questi materiali dispersi che oggi non sono visibili nel nuovo museo dell'Acropoli. Chiusa un po' la parentesi di età moderna, ma vi ripeto, penso sia importante conoscerla, soprattutto per capire un po' anche i limiti nostri della ricerca, quando ci avviciniamo a un contesto così particolare come l'Acropoli di Atene, tenere a mente, essere cauti nella nostra valutazione. Se invece facciamo 1000 passi indietro e guardiamo alla documentazione più antica riferibile all'Acropoli o alla menzione di Atena e della sua Acropoli o di Eretteo, questi due passi dall'Iliade e dall'Odissea possono venire incontro alle nostre esigenze. Nell'Iliade, nel secondo libro dell'Iliade, quindi nel catalogo delle navi, a un certo punto si fa riferimento proprio ad Atene e a quelli che appunto vengono da Atene. E quelli che avevano Atene, città ben costruita, popolo del magnanimo Eretteo, che Atena un tempo allevò, la figlia di Zeus, lo generò la terra feconda e pose in Atene dentro il suo ricco tempio. E lui qui, con tori e agnelli, propiziano i giovani degli ateniesi al tornare dell'anno. Nell'Odissea, nel settimo libro dell'Odissea, abbiamo un altro riferimento ad Atena e ad Atene in questi pochi versi. Detto così, Glaucopide Atena andò via sul mare infecondo, lasciò la graziosa Scheria, andò a Maratona e ad Atene dalle larghe vie, entrò nella solida casa di Eretteo. Ovviamente questi due passi sono stati attenzionati dagli studiosi, secondo alcuni infatti si tratterebbe di un'interpolazione più recente, probabilmente da ricollegare a quella redazione dei poemi omerici occorsa ad Atene proprio durante il VI secolo sotto la tirannide dei Pisistrato e dei Pisistratidi. Ma al di là di questo, se anche fossero più recenti di età arcaica, quasi sono più interessanti perché ci danno anche un'idea della ricezione di Atene stessa in quel periodo. Qui abbiamo una differenza tra i due passi, dal momento che nell'Iliade si fa riferimento ad un'Atena che alleva Eretteo, quindi Eretteo che in altre fonti invece è quasi precedente da un punto di vista anagrafico ad Atena stessa, mentre nell'Odissea si parla proprio di questa casa di Eretteo. Quindi torna di nuovo questa occorrenza della residenza sull'Acropoli. Qui abbiamo, interessante perché appunto nel passo dell'Iliade si parla proprio di Naos, Empio in Neo, quindi nel suo ricco tempio, mentre nell'Odissea si fa proprio specifico riferimento a Domos, alla casa, alla dimora di Eretteo. Ma quali sono, da un punto di vista archeologico, le evidenze
o meno per supportare o come l'archeologia può essere utilizzata in questi casi per supportare o per illuminare casi di questo genere solo di attestazioni e fonti letterarie. Diciamo che proprio a causa anche di quegli sbancamenti a cui si accennava all'inizio di questa nostra chiacchierata, la documentazione del periodo miceneo e submiceneo è davvero molto molto ridotta. E, ci sono delle evidenze intorno al plateau che si riferiscono a ambiti cronologici molto lontani. Qui per esempio sappiamo, è ben documentata, la costruzione di alcune terrazze nella zona dell'Eretteo, per intendersi questa zona qui, databili al terzo elladico, terzo B, che tradotto in numeri va grosso modo dal 1300 al 1190 avanti Cristo. Quindi terrazze che forse potrebbero far intendere la presenza di strutture residenziali, e tra l'altro in questa cartina, in questa mappa che ho ripreso da Harwit, che è uno dei maggiori studiosi dell'Acropoli di Atene, ritiene ancora che intorno all'area dell'Eretteo ci sia questo megaron riferito ad una residenza. Allo stesso arco cronologico viene riferita anche una parte della cinta muraria, il cosiddetto Pelargicon o Pelasgicon, cioè i Pelasgi, che sono una stirpe a parte e che sono i padri autoctoni di Atene stessa. E qui vedete in questa ricostruzione parte della cinta muraria, una ipotesi ricostruttiva ovviamente, di quello che poi successivamente saranno i propilei. Quindi questa è la zona d'ingresso con queste evidenze archeologiche. Tra l'altro, se andate oggi, se accedete alla rampa dai propilei e buttate l'occhio nella zona del bastione di Atenanike, vedete l'evidenza archeologica, vedete questi grandi blocchi della cinta muraria riferibili proprio a questo arco cronologico, il cosiddetto Pelasgicon, che viene poi ricordato anche nelle fonti letterarie più recenti. E abbiamo anche evidenza di fontane, di pozzi e di fontane sulle pendici nord, e questa è la sezione che vi faccio vedere perché è davvero molto, molto evidente. Per intendersi, qui siamo ad altezza del plateau dell'Acropoli, e senza dover uscire dalla cinta muraria, quindi all'interno di questa grotta, di questo pozzo, si poteva accedere fin qua giù per recuperare l'acqua. Questo è dovuto anche a questioni geologiche di composizione della struttura stessa dell'Acropoli, che imprigiona l'acqua all'interno, quindi è permeabile e impermeabile allo stesso tempo. Ma è interessante che già in età micenea ci fosse la possibilità di avere questi pozzi all'interno della cittadella senza dover incorrere in problemi uscendo dalla fortezza. Altre evidenze, qui ho solo evidenziato alcune perché mi interessavano, per esempio questo dato archeologico, ovvero di alcune tombe a cista all'interno del plateau, quindi anche questa scansione città dei vivi, città dei morti in età submicenea non c'è, ma attesta che in questo periodo, intorno al 1000 avanti Cristo per intendersi, il plateau era abitato, ci doveva essere una densità di popolazione, vista anche la presenza di queste tombe a cista.
mentre è con l'età tardogeometrica che l'acropoli viene rifunzionalizzato e si specializza, per così dire, nella sua valenza cultuale, che rimarrà quasi di lì inalterata. Anche nello stato di conservazione di alcuni monumenti, come il Tempio di Atena Polias, questo è il più recente edificio dell'Eretteo, questa per intendersi è la loggetta meridionale delle Cariatidi, questi due elementi che vedete nella zona del Naos, della cella del Tempio dell'Atena Polias, sono stati interpretati in un primo momento proprio come le colonne di un megaron di un edificio di età micenea. Quindi gli studiosi hanno pensato proprio alla presenza di un palazzo in questa zona. In realtà oggigiorno si tende a immaginare, si ipotizza che queste basi siano basi di colonne di un precedente tempio, diciamo di età tardogeometrica tra VIII e VII secolo, che è il precursore del più grande e monumentale tempio di Atena Polias. Questo rapporto, come vi dicevo, e dell'importanza dell'iconicità dell'acropoli, della sua valenza come area residenziale e come area di culto, va indietro nel tempo, diciamo che già per la metà del VII secolo avanti Cristo abbiamo una notizia alquanto interessante dal quinto libro di Erodoto. Quinto libro di Erodoto che fa riferimento a questo vincitore olimpionico, Cilone, che avrebbe vinto nella doppia corsa, quindi nell'Olimpiade 35esima, che si daterebbe intorno al 640 avanti Cristo. A breve leggeremo il passo, che è molto, molto interessante e ci aiuta, almeno da un punto di vista letterario, ad immaginare quello che doveva essere l'acropoli, una parte dell'acropoli, intorno alla metà del VII secolo avanti Cristo. Erodoto ci dice: vi era ad Atene Cilone, un vincitore a Olimpia. Costui alzò la cresta fino a mirare alla tirannide e, guadagnatosi l'appoggio di un gruppo di coetanei, tentò di occupare l'acropoli. Non essendo riuscito a impadronirsene, andò a sedersi come supplice presso la statua della dea. Quindi, già in questo primo accenno alla storia di Cilone, Erodoto fa riferimento ad una statua di una dea, della dea di Atena, un oxoanon, presso cui supplice andò a sedersi Cilone. Ovvio, in questo passo non c'è un riferimento specifico ad un tempio, ad una struttura ospitante l'oxoanon, ma ci dà un'idea, perlomeno, vi ripeto, a metà del VII secolo, di pratiche di religiosità, di culti indirizzati alla dea. I pritani dei naucrari che governavano Atene a quell'epoca indussero Cilone e i suoi a uscire dal tempio, qui abbiamo questa informazione, per rendere conto della loro azione, con la garanzia di aver salva la vita. Ma essi furono uccisi e del delitto vennero accusati gli Alcmeonidi. Tutto ciò era accaduto prima dell'età di Pisistrato. Quando Cleomene cercò con la sua ambasceria di far espellere Clistene e gli impuri, Clistene spontaneamente si allontanò in segreto. Non di meno, in seguito, Cleomene si presentò ad Atene con un esercito non numeroso e, appena arrivato, cacciò via come sacrileghe 700 famiglie ateniesi indicategli da Isagora. Fatto ciò, tentò in secondo luogo di sciogliere la Bulè e di affidare le cariche pubbliche a 300 cittadini della fazione di Isagora. Poiché la Bulè si oppose e si rifiutò di obbedire, Cleomene, Isagora e i suoi seguaci si impadronirono dell'acropoli.
Gli altri ateniesi, animati dai medesimi sentimenti, li assediarono per 2 giorni. Al terzo giorno, in base a un accordo, quanti tra gli assediati erano spartani poterono allontanarsi dal paese. Così si compiva per Cleumene la profezia. Quando era salito sull'Acropoli per occuparla, si era diretto verso i penetrali del Tempio della Dea, come se avesse intenzione di rivolgersi a lei. Ma la sacerdotessa, alzatasi dal suo seggio prima che egli varcasse la porta, gli aveva detto: «Straniero di Sparta, torna indietro e non entrare nel Tempio. Qui ai Dori non è lecito entrare». E Cleumene l'aveva risposto: «Donna, io non sono Doro, ma Acheo». Qui la storia di Cilone appunto ci illumina, e di Cleumene, quindi sono fatti cronologicamente distanti, ma ci illumina appunto sulla presenza di un tempio dedicato alla dea Atena e ad una sua statua di culto, già a partire dalla metà del VII secolo. Come vi dicevo, le evidenze archeologiche, al di là di materiali ceramici, non vanno per questo arco cronologico. Però anche in questo caso è interessante l'idea dell'occupazione, di prendere l'Acropoli come luogo di residenza o comunque di luogo del potere associato anche al culto e alla religione, alla dea, al culto poliade della città. È con Pisistrato, come vi avevo accennato all'inizio, che qualcosa comincia a cambiare e cominciano ad entrare in gioco anche altri elementi in questa nostra discussione. Qui è un passo del primo libro e Erodoto sta raccontando di come Pisistrato era riuscito ad accedere alla tirannide. E ci dà delle informazioni appunto sull'Acropoli stessa. Pisistrato, poiché già erano in lotta i Parale e gli Ateniesi della pianura, gli uni guidati da Megacle, figlio di Alcmeone, quelli della pianura da Licurgo, figlio di Aristolaide, aspirando alla tirannide, formò un terzo partito, dopo aver riunito i ribelli e postosi a capo dei Montanari di Peracri. Macchinò questo stratagemma. Dopo aver ferito se stesso e i muli, condusse il carro nell'agorà come se fosse sfuggito ai nemici che a sua detta volevano ucciderlo mentre andava in campagna e chiedeva al popolo di avere una guardia, lui che precedentemente aveva ben meritato nel comando ricoperto contro i Megaresi, quando aveva conquistato Nisea e aveva compiuto altre grandi opere. Così ingannato, il popolo degli Ateniesi gli concesse uomini scelti tra i cittadini, e questi non diventarono i lancieri di Pisistrato, bensì i suoi mazzieri. Infatti lo seguivano portando mazze di legno. Essi, insorti insieme a Pisistrato, occuparono l'Acropoli. Allora Pisistrato fu a capo degli Ateniesi, senza sconvolgere le cariche esistenti e senza cambiare le leggi, e governò la città con le norme vigenti, amministrandola molto bene. Ora, questo episodio dei mazzieri era risultato un po' incredibile, un'invenzione di tipo erodoteo, per così dire. Fortuna o sfortuna volle che un'anfora del pittore dell'Altalena, siamo esattamente a metà del VI secolo avanti Cristo, sia una sorta di apax nel repertorio figurativo della ceramica, illustri un caso abbastanza esemplare per questa nostra discussione, ovvero questi 3 personaggi che non hanno delle lance, ma hanno delle mazze. Da qui la discussione, non solo la nostra discussione di oggi, ma la discussione tra gli studiosi, tra gli archeologi, tra gli storici dell'arte, ha preso spunto
per un'interpretazione di una parte della documentazione figurata di questo periodo, associando la figura di Pisistrato a quella dell'Acropoli, e vedremo nella fattispecie a breve l'accesso, l'arrivo di Pisistrato sull'Acropoli con questo stratagemma ulteriore illustrato ancora una volta da Erodoto. Controllo. Narra Erodoto: così Pisistrato si impadronì di Atene per la prima volta e poi prese il potere che non aveva ancora messo salde radici. Coloro che l'avevano cacciato ricominciarono però a lottare tra loro. Offeso dalla propria fazione, Megacle mandò a chiedere a Pisistrato se voleva sposare sua figlia e diventare tiranno a questo patto. Pisistrato accettò la proposta e si accordò con lui a tali condizioni. Per far tornare Pisistrato ad Atene, escogitarono uno stratagemma che io trovo davvero stupidissimo, se è vero che fin dai tempi più antichi i greci si erano distinti dai barbari per essere più acuti ed esenti da una sciocca ingenuità, e se davvero costoro ricorsero allora a un simile espediente proprio con gli ateniesi, che hanno fama di essere i primi fra i greci per intelligenza. Nel tempo di Pianina vi era una donna di nome Fie, alta 4 cubiti meno 3 dita e di bell'aspetto. Vestirono questa donna con un'armatura completa, la fecero salire su un carro. Le mostrarono l'atteggiamento più adatto a conferirle un'aria solenne e la condussero in città. Inviarono a precederla degli araldi, quali giunti in città annunciavano ciò che era stato ordinato loro, dicendo: «Ateniesi! Accogliete con animo benevolo Pisistrato, che la stessa Atena, onorandolo più di tutti gli uomini, conduce sulla propria Acropoli». Ripetevano queste parole andando dappertutto, e subito nei demi si sparse la voce che Atena riconduceva Pisistrato. E in città, convinti che la donna fosse la dea in persona, venerarono quell'essere umano e accolsero Pisistrato. Vi chiederete cosa questa storia c'entri con la nostra discussione, con la lezione odierna, ma sveleremo le carte a breve. Vi leggo queste ultime testimonianze dall'Atenaeum Politeia di Aristotele, a proposito ancora una volta del rapporto molto stretto tra Pisistrato e Atene e l'Acropoli. Vi leggo l'ultimo passo, l'altro potete tranquillamente leggere sullo schermo. I Pisistratidi, avendo portato via le loro cose in 5 giorni, consegnarono l'Acropoli agli Ateniesi. Quindi l'Acropoli è davvero un luogo iconico per una serie di motivi. E l'episodio dell'arrivo di Pisistrato accompagnato da Atena ha avuto, da un punto di vista appunto storiografico, un'attenzione davvero particolare, soprattutto sulla possibilità di individuare nella pittura attica, sulla ceramica a figure nere di questo periodo, quel rapporto arte, potere, religione, che è il tema poi centrale di questa nostra discussione, cioè come rappresentare un messaggio politico e come il mito e la religione si presta a questo filone di ricerca. Il caso di Eracle e Pisistrato, che indagheremo a breve, rimonta all'ultimo trentennio, quarantennio di studi, e il portavoce di questa brillante idea, che ha comunque proposto in maniera cauta la sua ipotesi di lavoro, è John Boardman, che è stato professore al Lincoln College di Oxford. Qui ho messo per brevità alcuni titoli, vi segnalo, per
chi volesse leggerlo, l'articolo Heracles Pesistratos and Sons del 1972. È anche vero che un precedente articolo a quattro mani di Boardman e Parker uscito nel 1957, ma negli anni 70 e negli anni 80 Boardman, alcuni suoi allievi e altri studiosi aderiscono a questo filone interpretativo, cioè la ceramica, la pittura vascolare può essere uno strumento, può veicolare un messaggio politico. E in questo caso il messaggio è il rapporto tra Pisistrato, che è il novello Eracle, e Atena. Il punto di partenza, se volete, è proprio l'iconografia e il cambio delle iconografie nel mondo antico. Il significato che è stato attribuito, possiamo crederci, possiamo discuterne, ma è un punto assai qualificante nella storia degli studi, è un punto assai qualificante degli interventi di Boardman, è proprio quello dell'invenzione e creazione di una iconografia totalmente diversa da quella tradizionale, che potrebbe alludere a fatti di storia venemenziale, quindi ad eventi storici realmente accaduti, ovviamente con il filtro artistico. Quindi l'etichetta propaganda politica o cose di questo genere sono diventate pane quotidiano anche per gli archeologi, che hanno visto per esempio in esemplari come questa Kilix di Frinos e del pittore di Frinos negli anni appunto della reggenza di Pisistrato ad Atene, una convenzione iconografica di come era raffigurata l'apoteosi di Eracle, ovvero abbiamo Zeus, una scena molto tranquilla, qui sul lato A avete la nascita di Atena dal capo di Zeus, Zeus è seduto, e qui abbiamo Efesto con la sua scure, mentre sul lato B abbiamo l'apoteosi di Eracle, Atena riconoscibile sempre per l'egida e per il gorgoneio, questi serpentelli che sbucano dalla corazza, e trascina verso Zeus Eracle con appunto il passaggio a semidio dell'eroe. E questi, interessantemente, sull'Acropoli di Atene abbiamo la documentazione anche dell'apoteosi, grosso modo in questi frontoncini di Poros. Qui avete un Eracle molto rovinato, qui uno Zeus seduto in trono, la figura più alta, questa dovrebbe essere Hera. Hera è molto importante perché Eracle, come capite dal nome, è composto da Hera e Cles, cioè è Hera che dà la fama ad Eracle, mentre Atena è la sua protettrice, colei che lo guida nelle varie peripezie. E quindi il tema è anche presente sull'Acropoli di Atene. Bene, con il pittore di Priamo, e siamo proprio intorno alla metà del VI secolo, l'apoteosi di Eracle, l'apoteosi che abbiamo visto poco fa, molto facile, riconoscibile da un punto di vista iconografico, subisce una drastica riconfigurazione, una novità nell'immaginario greco, una novità che questa anfora del pittore di Priamo, anche qui dovremmo farci alcune domande su committenza e artista o artigiano nel mondo antico, in cui vedete una scena molto molto diversa da quella precedente, mentre sul lato B abbiamo Dioniso con due menadi, una con strumento musicale, un'altra con un vaso e un satiro. Questa è la scena su cui ci soffermeremo a breve. Questo articolo del 1972, Boardman si chiede se queste immagini possono avere un political symbolism, cioè se possono alludere o meno a qualcosa di
realmente accaduto. Ovviamente per Bormann e un gruppo di studiosi questo è assolutamente praticabile, ma per cronaca e per trasparenza, appunto, ci sono stati degli oppositori molto, molto netti a questa ipotesi di lavoro, anche se poi Bormann comunque ha sempre proposto questa sua idea in maniera molto molto cauta, senza spingere troppo sull'interpretazione. Ma appunto quest'anfora del pittore di Priamo è l'iconografia e l'iscrizione stanno alla base di questo ripensamento dell'imagerie greco durante il periodo arcaico. Come vedete, il pittore di Priamo sperimenta questa nuova iconografia dell'apoteosi di Eracle. Qui vedete Eracle, è riconoscibile perché c'ha la leontè, è appiedato e qualche volta si trova accanto a Atena sul carro. Avete Atena ben riconoscibile perché c'ha l'elmo, c'ha l'egida, i serpentelli, sta salendo sul carro, alcune volte si trova già sul carro insieme ad Eracle, come vi dicevo. In questo caso ovviamente vedete la quadriga viene messa assieme da questi inservienti, ma la coppia interessantemente lavora assieme e addirittura Eracle sta provvedendo a portare ad aggiogare uno dei cavalli al carro. L'aspetto più significativo di quest'anfora è la presenza di un'iscrizione che corre grosso modo sopra la testa di Eracle. L'iscrizione recita Heracleus core, molto semplice in greco, quindi core la fanciulla di Eracle. Chi è la fanciulla di Eracle? E come dobbiamo interpretare questa fanciulla di Eracle? Le proposte sono state diverse. Uno dei maggiori studiosi di ceramografia attica, John Beasley, propose di integrare un dios core, quindi una fanciulla, la fanciulla, la figlia di Zeus, riferendosi ad Atene, lasciando però questo Heracleus, questo genitivo, un po' così, senza molte spiegazioni. John Bormann nel 72 entra a gamba tesa in questa discussione proponendo una soluzione letterale, filologicamente molto corretta, di questa didascalia, dicendo sì, è la figlia di Eracle, semplicemente perché dobbiamo immaginare qui un rapporto, un'identità tra Eracle e Pisistrato, dal momento che abbiamo molte scene di Eracle che accompagna Atena in questa processione e quindi lì c'è da vedere tra le righe il racconto di Erodoto proprio della processione di Pisistrato e Atena. Eracle prende il posto di Pisistrato. Pisistrato non può essere raffigurato sui vasi, ma l'ipostasi in qualche modo è raffigurata da Eracle. Quindi la figlia di Eracle sarebbe, tra virgolette, la figlia di Pisistrato, sottintendendo ancora una volta il fatto che Pisistrato diede Fiue, che è l'Atena, Sul carro che abbiamo visto nel racconto Erodoteo, al figlio Ipparco. Quindi la soluzione di Bormann, che possiamo discutere, convincente o meno che sia, macchinosa o meno che sia, propone di leggere un chiaro riferimento alla situazione evenemenziale di Atene e della sua famiglia,
presupponendo più passaggi logici, forse non immediatamente riconoscibili a tutti gli ateniesi o ai fruitori di questi vasi, ma questa è la soluzione che lui propone. Devo dire che oltre all'iconografia dell'apoteosi di Eracle, altre iconografie sono state lette in questa prospettiva. Non so se è il caso di interrompere prima di andare oltre. Interrompiamo? Ok. Quindi il tempo del coffee break e poi rientriamo. Possiamo riprendere e continuare con qualche ulteriore caso di indagine in questa ipotesi di lavoro proposta da Bormann. E dopo avervi fatto vedere l'anfora del pittore di Priamo, e il pittore di Priamo appunto è, secondo Bormann, molto molto vicino alla cosiddetta propaganda politica del tiranno, un altro celebre capolavoro della ceramografia attica del VI secolo, questo è un vaso a voi più che noto, immagino, realizzato da Exequias e oggi al Museo Gregoriano Etrusco. Ha avuto proprio da parte di questi studiosi un'interpretazione in chiave politica. Come sapete, sui due lati abbiamo scene connesse a Achille e Aiace che giocano ai dadi. Lo sappiamo dalle iscrizioni Achilleus e Aiantos, dalle loro bocche escono delle parole, Tria e Tessara, quindi stanno giocando ai dadi, hanno le lance appoggiate alle pareti, gli scudi e gli elmi sono messi da parte e loro sono concentratissimi in questo gioco. Mentre sul lato B abbiamo una scena associata ai Dioscuri, Castore e Polluce, e alla loro famiglia, in una situazione, diciamo, di tipo quasi domestico, se si eccettua il fatto che appunto le iscrizioni poi danno questa informazione. Bene, questa scena così celebre nella manualistica, anche perché Exequias è un grande artista, minuzioso nei dettagli. Se guardiamo poi nel dettaglio appunto le varie armature, vediamo questo uso dell'incisione della punta metallica davvero, davvero magistrale nella realizzazione delle decorazioni secondarie. Come dicevo, addirittura questa anfora è stata interpretata in chiave politica sulla base di un altro passo di Erodoto e su un altro episodio collegato nuovamente a Pisistrato. Vi leggo questo passo dal primo libro. Mentre essi avanzavano con tutto l'esercito contro i fuoriusciti che cercavano di tornare, Pisistrato e i suoi, partiti da Maratona, si dirigevano verso la città. Le due armate finirono quindi per convergere nel medesimo luogo presso il santuario di Atena a Pallene e si schierarono l'una di fronte all'altra. Là, spinto da ispirazione divina, si presentò a Pisistrato l'indovino Anfilito di Acarnania, che si avvicinò a lui e recitò in esametri il seguente vaticinio. Il lancio è stato compiuto, la rete è stata spiegata, i tonni vi si gettarono in una notte di luna.
Costui, dunque, ispirato dagli dei, pronunciò questa profezia. Pisistrato, comprendendo il significato del vaticinio, dichiarò di accettare quanto gli era stato predetto e fece avanzare le truppe. Gli ateniesi della città in quel momento erano intenti a pranzare e dopo pranzo alcuni si erano messi a giocare ai dadi, altri a dormire. Pisistrato e i suoi piombarono su di loro e li volsero in fuga. Ecco, la menzione, come potete immaginare, di questo gioco ai dadi, che fa riferimento ovviamente all'iconografia, alla nuova iconografia. È la prima volta nella ceramografia attica che due personaggi del mito, Achille e Aiace, vengono rappresentati in questa scena, diciamo, intima, fuori dallo strepitio della guerra di Troia, quindi non ha niente a che fare con l'ambiente, con l'aspetto bellico della guerra. Mentre Exechias li ritrae in questa posa assolutamente privata e molto, molto intima, appunto. L'invenzione, la creazione di questa iconografia e il riferimento a questo episodio di Pallene con gli ateniesi che dopo mangiato si mettono a dormire o a giocare con i dadi, ha rappresentato per molti studiosi, Bormann in primo, il campanello d'allarme per individuare attraverso il filtro del mito un riferimento ad un evento che in quel periodo stava succedendo o era appena successo. Quindi, ancora una volta, la combinazione dell'iconografia, dell'uso del mito a scopi politici da parte di questi studiosi è un'interpretazione di questi monumenti proprio perché non hanno un antecedente, ma sono creati per la prima volta in quel contesto storico, culturale e artistico. Per cui l'unico modo per spiegare l'invenzione, l'unico, secondo loro, modo per spiegare queste iconografie è quelle di ricollegarli in qualche modo ad episodi realmente accaduti. Così come la raffigurazione di Eracle Musikos in questa e altre molte iconografie davanti ad Atena rappresenta ancora una volta un riferimento all'introduzione di agoni musicali durante le grandi panatenee, che Pisistrato stesso in qualche modo fu protagonista nella riorganizzazione delle panatenee. E quindi questa nuova iconografia potrebbe riferirsi a eventi di questo genere. Un'altra iconografia particolarmente utilizzata da questo gruppo di studiosi che hanno portato avanti questa ipotesi di lavoro è per esempio la comparsa sui driai, quindi su vasi utilizzati per l'acqua, della presenza di crene, di crenai, di fontane. E in questo caso particolare, di nuovo, guarda caso, si tratta del pittore di Priamo, che abbiamo visto essere il colpevole in qualche modo per aver triggerato questa idea, propone queste donne, queste fanciulle con i driai in capo, quindi è molto bello il gioco visuale di una vera idria portata in testa da quelle dipinte sul vaso, e in questa zona del vaso, si legge l'iscrizione, la didascalia che ho riportato qui sotto, Calliroe Crene, cioè la fonte Calliroe, che è ancora una volta una delle imprese edilizie promosse proprio da Pisistrato durante il periodo della sua tirannide.
addirittura un nome eloquente, cioè la Crene, la fonte dalla bella corrente. Quindi è un bellissimo gioco anche onomatopeico. E in questo caso, vi ripeto, gli studiosi hanno riconosciuto in queste rappresentazioni, non è solo questo il caso, ma abbiamo diversi esemplari in cui la didascalia recita proprio Calliroe, Calliroe Crene, come in questo caso, quindi indicando un luogo nella topografia ateniese abbastanza facilmente riconoscibile. È chiaro che episodi o rappresentazioni di episodi storici ce ne abbiamo e possiamo vederli per esempio in questo Stamnos da Würzburg con una scena di un momento assai particolare, ovvero i tirannicidi, l'uccisione dell'ultimo tiranno di Atene da parte di Armodio e Aristogitone. È chiaro che qui l'iconografia ricorda anche quella di Oreste e Agamennone, per dire, l'uccisione di Agamennone è grosso modo rappresentata in questi termini, mentre in altri casi, per esempio questo frammento viene dal monumento di Dexileos, dal ceramico di Atene, ripropone quasi una copia in scala pittorica del celebre gruppo dei tirannicidi, il secondo, realizzato da Critias e Nesiotes, mentre il primo di Antenore era stato sottratto da Serse e rimpiazzato in un secondo momento nel 477-6 proprio dal gruppo scultoreo realizzato proprio da Critias e Nesiotes. Quindi abbiamo effettivamente la possibilità di visualizzare, di discernere analogie e differenze con monumenti ed episodi storicamente avvenuti. Un altro caso molto interessante che a lezione potrebbe essere anche un bel luogo da discutere, è questo che fa riferimento alla vittoria all'Eurimedonte. E le iscrizioni anche qui sono assolutamente parlanti, cubade estaca, Eurimedon eimi. Io sono Eurimedonte, è chiara l'allusione alla vittoria, alla sconfitta, qui ovviamente il grande stratega è Cimone, e l'altro personaggio, il persiano, che dice stocchinato. Quindi questa allusione tra immagine e documento scritto, quindi la didascalia, che aiuta in qualche modo a ripercorrere o a riconoscere un episodio effettivamente accaduto. Quindi in questo, un po' per sintetizzare il discorso che abbiamo fatto, mi piace menzionare queste parole di Monica De Cesare, con un invito proprio a rifiutare un approccio così meccanico e diretto tra la raffigurazione vascolare e gli eventi storicamente avvenuti, anche perché ci sono dei fattori, dei filtri che andrebbero considerati anche laddove spesso e volentieri non riusciamo ad avere percezione del filtro e dello spessore tra il vaso, la documentazione archeologica e l'avvenimento. È quello che, se volete, avviene anche nel rapporto testo-immagine, dove spesso e volentieri la fonte letteraria può essere Omero o possono essere i tragici, spesso e volentieri in maniera molto meccanica, molto superficiale, viene detto, stanno alla base del portato visivo che poi si riscontra sulla produzione vascolare del periodo. Anche qui si tratta in realtà di linguaggi molto distinti tra di loro. Il poeta veicola delle informazioni in un certo modo,
i ceramografi o gli scultori realizzano le loro opere in maniera diversa e il tipo di comunicazione è assolutamente diversa. E quindi anche la polivalenza dell'immagine deve entrare in una discussione proprio sull'esperienza del visivo nel mondo antico e nel mondo anche contemporaneo. Ovviamente per il mondo antico dobbiamo tenere presente questo rapporto sempre molto fluido tra mito e realtà, e questo ritorna appunto come un po' come caveat, se volete, nell'interpretazione di Bordman e dei vasi e delle iconografie che abbiamo visto precedentemente. Ma prima di concludere in maniera un po' più veloce, se volete, volevo tornare nuovamente sull'Acropoli per farvi vedere alcuni monumenti che attestano la presenza dell'iconografia di Eracle sull'Acropoli stessa. Si tratta, con l'eccezione di questo dettaglio su in alto, in questi due casi dei frontoncini in poros. Poros è questo calcare molto malleabile, molto friabile, tipico di Atene, in cui Eracle appare al centro in lotta con l'idra, e sotto il frontoncino rosso un po' rovinato con un mostro marino. Anche nella parte alta di questo grande frontone che sta sulla scalinata del nuovo museo dell'Acropoli, Eracle è in lotta contro un mostro marino. Dall'Acropoli, è interessante che anche la documentazione ceramica, documentazione iconografica e vascolare dall'Acropoli tenga conto proprio della presenza di Eracle. Ci troviamo cronologicamente, come nel caso precedente, intorno al secondo quarto del VI secolo avanti Cristo. Qui un caso davvero eccezionale con questa coppa. Qui riconoscete Eracle con la Leonte che sta combattendo contro i giganti. E qui riconoscete Zeus non solo per l'iscrizione, ma anche perché c'ha il fulmine in mano. Quindi Eracle anche sull'Acropoli è sempre raffigurato al fianco non solo di Atena, ma proprio degli dei dell'Olimpo contro i giganti. E anche in questo frammento, di Cantaros, avete nuovamente indicazione della Leonte, anche se non avete il resto del corpo, non è importante, ma basta questo elemento iconografico per riconoscere Eracle, che è al fianco di un'Atena, come vedete da questa indicazione di serpentelli. Quindi Eracle è presente sull'Acropoli, Eracle è al fianco delle divinità. E qui anche in questo pinax votivo, sempre dall'Acropoli, vedete il lato A e il lato B che riproducono rispettivamente Atena, riconoscete la civetta, e l'elmo, la lancia e lo scudo. E lo riconoscete immediatamente per la Leonte, Eracle, quindi l'associazione di nuovo con la divinità Poliade di Atena stessa. Ed è interessante anche nel caso del frammento di Deinos realizzato da Lidos, la combinazione di una processione e di una gigantomachia che ricordano appunto che sul peplo della dea era raffigurata proprio una scena di gigantomachia. Quindi ancora una volta il tema della gigantomachia, della processione, che rinviano alle grandi panatenee o alle processioni in onore di Atena. Questo è il frontone a cui accennavo prima, vedete il Eracle con il mostro marino. Al centro invece sono due grandi animali che hanno atterrato un toro, e poi
una figura tricorpore, il cosiddetto Barba Blu. Questo frontone, questo è il frontone ovest, assegnato variamente ad alcune strutture sull'Acropoli. Non abbiamo un tempio per assegnare queste evidenze. Si data grosso modo intorno al 570-550 a.C. Interessante che appunto al centro della composizione ci sia proprio una scena di lotta, di abbattimento tra animali. Questo è un tema che in età arcaica è un tema molto molto ricorrente, cioè quello che abbiamo una gorgona al centro, abbiamo appunto animali in combattimento, i leoni che in qualche modo proteggono la città, proteggono il santuario, proteggono il Dio e la divinità. E qui il caso di Eracle con Tritone o Nereo, secondo altri studiosi, e poi questo, il cosiddetto Barba Blu, questa figura tricorpore, interpretata dagli studiosi in vario modo, ma è interessante che sulla base degli elementi iconografici in mano a questi tre personaggi uniti nel corpo, nella parte inferiore, ci siano delle onde, del grano, del frumento e un volatile. Dalla interpretazione in chiave mitica, appunto Tifone o Gerione o personaggi appunto con più corpi del mito antico, Bormann, sempre in quell'articolo del 1972, ha proposto una lettura che è particolarmente suggestiva e che può spiegare alcuni elementi, nonché gli attributi iconografici. Si tratterebbe della suddivisione politica che avviene sotto Pisistrato delle tre zone dell'Attica, ovvero la costa, la paralia, la parte diciamo della campagna, i pedieci, e gli iperacri, quindi le parti montuose o di rilievo date dal volatile. Anche qui è un'ipotesi aperta a discussione, può risultare convincente, può risultare invece particolarmente ingegnosa, però ha il merito rispetto ad altre ipotesi di spiegare per esempio gli attributi tenuti in mano da questi tre personaggi. Inutile dirvi che non abbiamo confronti per queste tre figure in altri media o per altre cronologie. Ve la lascio così come ipotesi di lavoro. E poi appunto ovviamente le scene di assalto di animali, questa figura è un leone e una leonessa assieme, interessante perché c'è la criniera ma c'è anche le mammelle, e questo è pertinente al frontone orientale dello stesso tempio. Come vi dicevo, abbiamo la presenza di Eracle anche su questi frontoncini in poros, questo l'abbiamo già visto con l'apoteosi dell'eroe, e un altro frontoncino, sempre in poros, ha una rappresentazione che potrebbe far riferimento ad un'area di culto dell'Ereteo, al santuario di Pandroso, con un dettaglio particolarmente significativo che è questo dell'ulivo, infatti si chiama il frontoncino dell'ulivo, che potrebbe proprio far riferimento ad un'area specifica, ad un'area di culto, lo vedremo nel prossimo incontro, ad un'area molto specifica dell'Ereteo sull'Acropoli stessa. Quindi la possibilità di individuare in alcuni dettagli come questo olivo, che è sacro ovviamente alla dea, ma sappiamo da Pausania essere sacro
anche nello spazio di culto dell'Eretteo. E qui sorge un altro grosso problema che ovviamente è dovuto anche a quanto vi ho illustrato nella prima parte, ovvero alla presenza di piccoli edifici che sono testimoniati per esempio nelle iscrizioni dall'Acropoli. Si fa riferimento a questi piccoli edifici che possono essere dei tesauroi, ma che non sappiamo collocare proprio a causa anche dello sbancamento e dell'assenza di evidenze archeologiche. E qui vedete anche due proposte intorno al periodo di Pisistrato di un tempio su la zona, diciamo, dove poi sorgerà l'Eretteo, e questi tesauroi sulla parte invece dove poi sorgerà il Partenone, o al contrario questo tempio già consistente, mentre un piccolo tempio nella zona dell'Eretteo, e questi sacelli, questi piccoli edifici di culto dove probabilmente erano collocati i frontoncini che abbiamo detto, sparsi e dispersi sul plateau dell'Acropoli. Purtroppo, ripeto, non abbiamo la possibilità, non abbiamo la contezza da parte di verificarlo a causa dell'assenza di documentazione. E qui vedete anche i luoghi della colmata persiana e della colmata tirannica in luoghi molto distinti dell'Acropoli stesso. E io mi fermerei qui, sono a disposizione ovviamente per commenti, suggerimenti, domande e quant'altro. Vi ringrazio. Volevo chiedere il suo parere sul fatto che Pisistrato avesse utilizzato un eroe dorico per identificare se stesso, insomma. Poi tra l'altro, se non ricordo male, ebbi modo di studiare questa questione, si pensa che l'associazione fra Eracle e i misteri di Eleusi sia proprio relativa, cioè risalente proprio al periodo di Pisistrato, nel tentativo di rendere sempre più attico questo eroe, che invece attico di fatto non era, tanto è vero che sarebbe il primo straniero iniziato ai misteri. Volevo sapere il suo... Sì, grazie per la domanda. Poi mi dirà come mai sa queste cose, perché dunque ho evitato, per non annoiarvi, di mettere proprio alcune immagini relative all'iconografia di Trittolemo, che nel periodo di Pisistrato, guarda caso, ha una sua fortuna. Viene inventato in quel periodo, anche lì il pittore di Priamo realizza alcuni vasi in cui abbiamo Trittolemo, che ovviamente si riferisce alla sfera eleusinia, questi vasi, queste iconografie si diffonde durante tutto il VI secolo. E un altro caso molto interessante, per cui nell'ottica di Bormann anche questo sarebbe il tentativo di politicizzare un'iconografia. Quindi abbiamo l'attestazione, abbiamo le evidenze, se volete la prossima volta vi posso fornire dell'altro materiale, ma anche loro entrano in gioco. Così come, dunque, vado a questa piantina che avrei potuto presentare, ma appunto era meglio interrompere il discorso, nella zona che vedete qui, quindi qui abbiamo i propilei, qui è l'area del Partenone di età classica, in questa zona abbiamo il santuario di Artemide Brauronia. Brauron, che è un demo probabilmente da cui Pisistrato viene, o vicino al suo demo, è un altro di quei culti che viene importato sull'Acropoli dall'Attica, sotto Pisistrato. Quindi
anche i culti, anche le religioni appunto tradizionali, come recita il titolo di questo incontro, di questi incontri, hanno una loro pregnanza, una loro valenza, cioè cercare di e poi un altro dato che non vi deve sfuggire, cioè noi guardiamo all'Acropoli, ma come potete immaginare l'Acropoli non è un santuario panellenico, non è Delfi, non è Olimpia, rimane comunque un santuario cittadino della polis di Atene. Ed è interessante comunque questo rinvio, questo richiamo a culti e culti e pratiche cultuali attive nell'Attica. E di volta in volta i vari personaggi hanno il loro dio protettore e cercano di introdurlo nella città. E Artemide Brauroni è un caso davvero ancora più esemplare, perché si può mettere l'immagine? Forse non l'avete vista? Proprio perché in questa zona, questa zona viene monumentalizzata sotto Pisistrato proprio con l'introduzione del culto di Artemide Brauronia, quindi i riti di passaggio appunto delle orsette che abbiamo attestate a Brauron. Qui nel Brauronio non abbiamo moltissima documentazione, abbiamo pochi frammenti ben pubblicati, ma non ci danno quelle iconografie appunto delle trasformazioni delle orsette che abbiamo e che la Lily Cahill ha pubblicato per Brauron. L'altro aspetto è vero, sì, Eracle non è ateniese, Eracle non è attico, ma è interessante che Eracle, come Teseo o come Achille, rappresenta il paradigma, l'esempio per la gioventù ateniese o la gioventù ellenica, così come gli altri eroi rappresentano la quintessenza dei valori e delle virtù ben condivise dal gruppo aristocratico. Quindi si tratta di vedere in Eracle o in un Teseo non tanto quella figura, ma una figura sovranazionale, se vogliamo, in cui quelli di un certo rango, quelli di un'eteria, quelli di uno status sociale particolare si riconoscono in tutte le attività, in tutte le azioni. Ecco, lo leggerei, non io, insomma, questa è la lettura che viene data appunto di Eracle in questi contesti, di Eracle e degli altri eroi. Grazie. Io chiedo scusa forse per l'ingenuità della domanda, ma volevo un chiarimento. Lei ha parlato di una politicizzazione di certi culti. Ora immagino, suppongo, che anche questa diffusione dell'iconografia che noi conosciamo fino a un certo punto, però fosse più chiaramente leggibile per chi ne fruiva. Ma a questo punto è solo un tentativo di politicizzare un culto o di consacrare un potere? Ho ragione, perché a questo punto lui, Pisistrato, è stato un ottimo amministratore, ricordiamo anche tutte le cose buone che ha fatto, mi pare anche un trattato con gli Etruschi per rifornire Atene di grano perché erano in difficoltà, però forse, cioè mi immagino io, ora mi veniva in mente anche durante l'impero romano il ruolo che ha per esempio la rappresentazione di Eracle, senza stare a scomodare Commodo, però di fatto, allora a questo punto forse è ambivalente la cosa, è più pesante, forse non lo so, io non riesco a scindere le due cose, vorrei sapere se c'è un confine. No, il confine non c'è, perché la religione è politica e la politica è religione, cioè nel mondo antico questi due aspetti che noi distinguiamo per comodità, per semplificare la complessità di questi fenomeni, è chiaro che nel racconto di Erodoto
il vedere questo carro, vero, finto che fosse, però pensiamolo realmente accaduto, una figura umana accompagnato da un dio, da una divinità, ovviamente è la legittimazione del proprio potere. Delegittimarlo significa non riconoscere Atena o quella divinità come protettrice di quella persona o di quella città. Quindi ci sono questi livelli. È impossibile scindere il tutto, per cui è la dimensione della polis, la dimensione politica, ecco, se parliamo di politizzazione in quel senso di polis, se invece diventa appunto un'etichetta modernizzante, è difficile da cogliere, perché tendiamo a scindere questi due momenti che appunto per il mondo antico non abbiamo. E con Roma poi le cose si complicano ulteriormente. Va bene, allora ci vediamo lunedì prossimo. Vi ringrazio, buona serata.